Pomeriggio, bentrovati, come state? Lo so, ieri sono mancata, avevo pronto il video, cioè l'ho girato ieri al DM, spero di metterlo online ormai in settimana. Vi ho pensato, nonostante fossi a Milano, ho fatto questo video, ma ahimè, il mio tablet mi ha abbandonato. Non so cosa sia successo, insomma, non vuole esportarmi quel benedetto file perché è bello corposo, quindi problemi tecnici, non problemi, dovuti alla mia trasferta milanese. Vi ho pensato anche se fisicamente non ero qui dal signor Lidl, ho visto che molte siete già state, quindi inizio a farvi vedere cosa ho comprato io oggi. A 1,99 € 3 cachi, sempre in colore arancione per rimanere in tema di Halloween, poi io li adoro e devo ritemprarmi un po' con frutta e verdura perché nonostante la permanenza a Milano sia stata breve, insomma, abbiamo proprio fatto bisboccia, dobbiamo rientrare un po' a regime. Quindi ho preso i kaki, ho preso delle banane a 85 centesimi, una rete di clementine a 1,79 €, a 1,49 € ho preso i cavoletti di Bruxelles. A 2,39 € la confezione ho preso due confezioni di macinato misto suino e bovino. Della settimana americana ho preso i pancake che mi piacciono sempre tanto e anche ai ragazzi, questi già pronti da tenere in frigo. E non ho preso lo sciroppo d'acero perché ne ho ancora due di scorta, quindi per questa volta passo. Come ho passato tutti gli yogurt dedicati alla settimana americana perché sono troppo sostanziosi, ho preferito di no. Ho visto che non c'erano da me le cipolle, quelle croccanti da aggiungere in insalata. Da voi c'erano? Fatemi sapere, grazie. A 1,99 € ho preso questa maxi pizza con crema di zucca e pancetta affumicata. L'ho già messa in freezer, quindi qui è solo l'involucro. Per una serata a tema ho preso a 2,99 € i nuggets che sono precotti e poi a 99 centesimi invece ho preso le patate fatte a forma di zucca cattiva per fare una serata, magari faccio un'infornata unica di tutti questi con la pizza. Ragazzi, insomma, per fare un po' di festicciola anche in casa. A 99 centesimi ho preso queste arachidi in pastella al gusto wasabi, piccante e barbecue. Queste sono golose. Non ho preso cioccolatini, cioccolate perché a casa ne ho. Non ho preso quelle a tema Halloween perché comunque in casa ce n'è in abbondanza, quindi siamo pronti per ricevere ospiti e distribuire cioccolatini vari. Ho preso queste forcine per capelli con la zucca e il ragnetto. Di solito io mi agghindo, cioè qualche dettaglio anche in ufficio la metto. Guardate che carine che sono. I miei clienti vengono in ufficio apposta per vedere come mi agghindo per Natale, per Halloween, però sono graziose. A 1,99 € ho ripreso la zucca che avevo già comprato gli anni scorsi, ma secondo me si è leggermente forata e non tiene più l'aria, quindi in alcune parti si sgonfia. Dato che piace tanto ai bambini, io la metto appesa nel balcone e quando passa il pulmino, perché abbiamo la scuola vicino, sento tutti i bambini gioiosi che indicano la zucca, quindi la faccio sia per i miei bambini, per i miei ragazzi, ma anche per i bambini degli altri, no? Quando vedono
le decorazioni strillano, gioiosi, fa sempre piacere. Tra l'altro c'erano proprio quelle figure gonfiabili che si trovano anche fuori dai centri verdi, bellissimi, con il fantasma, costava 22 euro, però poi mi butta fuori di casa. Il capitano mi butta fuori di casa. Quindi non ho ecceduto e ho ripreso una ghirlanda a 1,99 € con le zucche perché le metto proprio sul balcone. Da esterno sono perfette. Secondo me invece è strepitoso. Guardate qua che bello. Il gatto nero con le zucche di Halloween, questo è bellissimo. Come piantina la calancoe, che è bellissima, è una piantina grassa che in teoria dovrebbe durare. E guardate il gatto nero, bellissimo, con le zucche. Mi piaceva più questa tipologia piuttosto che il vasetto con la zucca che è visto e rivisto. Questo mi sembrava molto più carino da mettere sul davanzale della mia finestra che dà sul balcone. Molto molto carino. Bene ragazze, in ritardissimo sulla tabella di marcia è arrivato anche il mio video lì dedicato ad Halloween. Noi come al solito ci vediamo domani. Ciao!